la Rizzata, così l'avevamo pensato, a portare in Riviera personaggi del mondo dello spettacolo, in questo caso anche di livello internazionale. E nuovamente per questo risultato vorrei ringraziare ancora il Comune, abbiamo fatto una partnership di un lavoro in squadra, il Comune nella figura dell'assessore Daniele Cassini, grazie all'assessore, e nuovamente un ringraziamento all'amministratore delegato del Teatro Ariston, Walter Vacchino, che ci ha permesso di condurre questa importante manifestazione nelle strutture del Teatro Ariston. Allora, seguendo questo ordine di grandezza, questo livello di qualità di intrattenimento e di professionalità artistica, il Casinò ha redatto il programma degli spettacoli autunnali. Un cartellone articolato che spazia nei diversi registri di intrattenimento, dalla musica al cabaret, dal teatro umoristico alle esibizioni coreografiche e alla magia. Un palinsesto di serate in cui si susseguono artisti, direi al top, che negli anni hanno segnato la storia della canzone italiana del cabaret. È una serie di eventi mozzafiato, preziositi anche dalle proposte scenografiche e di forte impatto, come lo sarà il prossimo venerdì 23, che avremo la presenza dei Sonic Show, show acrobatico che si presenterà qui al Ruffo il giorno 23 di settembre. Perciò presentiamo 6 appuntamenti che da settembre a dicembre si alternano negli spazi che si faranno nello spazio più glamour del Casinò, perciò al nostro Roof Garden, la nostra splendida terrazza sotto le stelle, e anche al Teatro dell'Opera, che ci permette di dedicare uno degli spettacoli anche poterlo estendere a un pubblico più generalista. Perciò 6 appuntamenti, dicevo, tra cui il concerto di Luisa Corna, poi ci sarà la performance di Teo Teocoli di Alex e Franz, una rosa di grandi nomi, ma tra l'intrattenimento italiano all'estero. Queste sono scelte significative che denotano la grande attenzione del Casinò verso i suoi ospiti e la volontà di essere in linea con la storia di eleganza e delicatezza. Questi eventi poi ci accompagneranno nei prossimi mesi fino a dicembre, quando festeremo il ponte di Sant'Ambrogio con uno dei cantautori italiani più amati, che è Gino Paoli. Perciò l'artista condividerà con i nostri ospiti i momenti più salienti dei suoi 50 anni di attività. L'esibizione così apre i festeggiamenti natalizi che si culmineranno con la grande festa di Capodanno, che ci auguriamo possa in questo modo consacrare la positività di questo 2016. Perciò questo in pochissime parole è quanto abbiamo messo e programmato. Io vorrei lasciare la parola all'assessore Daniela Cassini e poi quindi al consigliere Romeo. Assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie al direttore generale del Casinò, al consigliere Olmo Romeo, a tutto lo staff del Casinò per aver organizzato questa conferenza stampa. Grazie per l'invito soprattutto, e porto con molto piacere i saluti e l'apprezzamento dell'amministrazione comunale nella presentazione di questo programma che riguarda uno scorcio dell'anno, cioè l'autunno, nella previsione di un inverno altrettanto ricco, e sicuramente sarà così. Condivido appieno le parole del direttore generale per quanto riguarda le premesse e gli obiettivi di questa programmazione del Casinò. Sugli eventi, voglio sottolineare alcuni passaggi al di là, come dire, del merito del singolo evento, tutti di assoluta qualità. È interessante innanzitutto la continuità che il Casinò ha voluto dare alla propria programmazione di eventi, nel senso che all'inizio dell'estate è stato presentato un calendario molto, molto variegato e molto ricco, che abbiamo potuto apprezzare nel corso degli ultimi mesi. Ora c'è la presentazione del calendario autunnale, quindi ecco, si dà continuità, gli eventi per il Casinò ritornano centrali, e questo
Era uno degli obiettivi che abbiamo annunciato anche all'inizio di questa nuova gestione della nostra casa del gioco, e direi che è un obiettivo che comincia ad essere centrato, ecco, quindi questo è importante. Quindi la continuità che viene data alla programmazione degli eventi sono programmi che arricchiscono come dire, l'offerta di eventi che la città complessivamente offre, quindi che si unisce al calendario del Comune di Sanremo, dell'assessorato al turismo, ma anche ai calendari dei vari privati, delle varie associazioni. È un programma che chiaramente ha una caratteristica di, come dire, di frizzantezza che in qualche modo è deputata, nel senso che ovviamente questo tipo di eventi sono giustamente appannaggio della nostra casa da gioco. La programmazione del casinò si rivolge ad un pubblico particolare, se vogliamo, meno prioritariamente, cioè la clientela della casa da gioco, che è un pubblico necessario per la nostra città. Cioè noi dobbiamo, e fa bene il casinò a proseguire su questa attività, noi dobbiamo avere molta cura del cliente della città in generale, e in particolare quindi del cliente della casa da gioco. Ripeto, è un pubblico per noi assolutamente necessario. Direi che convergiamo come amministrazione comunale e come casinò sull'obiettivo di tenere alta la qualità della nostra programmazione, e questo è assolutamente confermato anche nel programma di questi mesi. È un obiettivo di tutti, perché come sempre diciamo, e non è una ripetizione vuota, ma è perché proprio siamo assolutamente convinti del fatto che tenere alta l'immagine del casinò attraverso un'attività complessiva fatta anche di eventi significa assolutamente e indissolubilmente tenere la qualità complessiva della città. Questo è un matrimonio indissolubile, giusto, tra Comune di Sanremo e casinò, e quindi diciamo la nostra sorte è legata. Ben volentieri noi quindi ci uniamo all'attività che fa la Casa da Gioco oggi, ringraziando ancora per tutti coloro che hanno lavorato intorno a questi eventi, e ripeto, gli obiettivi sono assolutamente condivisi nel rendere sempre migliore l'immagine della città del Casinò di Sanremo. Quindi grazie davvero. Bene, ringrazio l'assessore Cassini non solo per l'intervento, ma anche per le parole di apprezzamento in questione, che sempre maggiormente l'ha annunciata proprio nelle prime battute dell'insediamento di questo consiglio di amministrazione, ma che aveva già avuto modo di adoperarsi attraverso il nostro direttore generale, l'ingegner Pestinoni. Riteniamo sempre più strategico il fatto della collaborazione, della condivisione di un calendario manifestazioni e di conseguenza degli eventi tra gli enti che soprattutto interessano una città. Poi ci piacerebbe, e questo discorso l'abbiamo fatto molte volte con l'assessore Cassini e col sindaco Biancheri, addirittura arrivare all'utopica visione di fare un calendario manifestazioni condiviso con la provincia. Però iniziamo passo passo, iniziamo a dimostrare che siamo bravi in casa a fare le cose, e poi magari riusciremo anche ad esportare questa idea. Questo perché? Perché nel momento, e ce lo siamo detti, mi piace sempre sottolineare, dove le risorse sono sempre più limitate, devono essere sempre più indirizzate a qualificare non solo la città ma anche gli eventi, e allora diventa strategico il condividere sempre di più un'azione mirata a portare sempre maggior gente e a qualificare la città. Questo soprattutto in un periodo che turisticamente parlando non incontra il maggior numero di presenza a Sanremo. Ricordiamo tutti e sappiamo tutti che ottobre-novembre per noi sono due mesi che dal punto di vista turistico non sono particolarmente attrattivi, e allora come casa da gioco abbiamo voluto e diamo il supporto a quel che può essere una visibilità maggiore, soprattutto attraverso gli eventi.
Detto questo, dicevamo che il calendario che oggi andiamo a presentare è ricco di grandi nomi ed è la naturale prosecuzione di quello che era stata l'azione estiva di promozione. È stato fatto un grande lavoro e per questo ringrazio e mi associo alle parole che mi hanno preceduto, i ringraziamenti che mi hanno preceduto prima dell'ingegner Pestinoni e poi dell'assessore Cassini, perché sempre siamo qua e parliamo di eventi e li presentiamo, quindi siamo chi poi li propone e il lavoro di tutti i giorni svolto al loro lavoro che ci permette di presentare questi grandi nomi. Grandi nomi che, dicevo, qualificano la città e qualificano il Casinò di Sanremo, e devo dire che è anche discretamente, passatemi il termine, facile spendere il nome di Sanremo verso questi nomi, perché c'è sempre quella lure, c'è sempre quella volontà di voler venire a creare il loro spettacolo e a portare il loro spettacolo a Sanremo. Quindi veramente dobbiamo mantenere, come diceva prima l'assessore Cassini, questo nome di Sanremo alto, portando sempre degli eventi qualificati e qualificanti. Proprio di questo, poi avrò modo di passare la parola alla dottoressa Benini, che è la responsabile delle manifestazioni per il Casinò di Sanremo, che spiegherà nel dettaglio i nomi e alcuni personaggi che sono stati contattati e che fanno parte con le date del nostro calendario. Però mi piacerebbe soffermarmi solo su un nome, o meglio una coppia di nomi in questo caso. Dei comici sono Ale Franz, e mi fermo su questo perché questo evento l'abbiamo voluto in collaborazione con il Comune di Sanremo e con l'amministrazione portare al teatro del Casinò. Questo perché deve essere un evento aperto a tutta la città, i biglietti saranno vendibili e quindi si può creare offerta turistica su questo. La data, come potete andare a vedere, è il 19 novembre, quindi incontra quel discorso che dicevo prima dei due mesi che non sono particolarmente attrattivi, e questo anche sul solco di quello che è stato già fatto con gli stadio, ma che vedrà una naturale prosecuzione anche in tutti gli altri eventi del calendario manifestazioni, e questa volontà di portare anche verso la città e verso l'esterno degli eventi e quindi creare questo volano per tutto l'indotto. Tutta questa azione del calendario e degli spettacoli verrà poi affiancata da una cosa imprescindibile, da una fortissima azione promozionale che vedrà sui due canali, voi già ci siete qua e siete proprio per questo, sui media e sui social, una forte azione programmata che vada proprio ad andare a stuzzicare gli interessi di tutti quegli interlocutori che magari non conoscono la casa da gioco, e quindi non passando solamente attraverso gli inviti canonici, ma proprio per diventare maggiormente attrattivi anche verso tutta quella fascia di clientela che ancora non riusciamo a incontrare e a portare qua al Casinò. Quindi concludo dicendo che abbiamo grandi aspettative, come sempre, verso questo calendario manifestazioni. Si concluderà con l'ultimo evento, che è il grande concerto di Gino Paoli, il 9 di dicembre, proprio per prendere il ponte dell'Immacolata, che strategicamente è sempre molto importante, e poi faremo un'ulteriore conferenza stampa per dirvi le novità che abbiamo pensato per il ponte natalizio per Capodanno. Lascio la parola alla dottoressa Venturi. Buongiorno a tutti. Io posso aggiungere, grazie di essere qui, io posso aggiungere sicuramente un dettaglio sui Sonics, che sono stati qua da noi ad agosto del 2011 e sono felicissimi di tornare a Casinò. Era stata una performance all'aperto, sulla facciata, con un successo incredibile, e quindi sono molto contenta di essere riuscita a portarli qua a Sanremo. Hanno fatto 6 tappe quest'anno in Italia, noi saremo la 7ª. Ricordo solo sui Sonics che sono stati coloro che hanno inaugurato gli europei di calcio nel 2012, quindi sono anche acrobati di livello europeo, e adesso stanno puntando agli Stati Uniti d'America.